Mercoledì Addams vs Barbie. Il risveglio. Odio il mattino, però purtroppo ho fame. Andrò a svegliare mia madre e quel poverino di mio fratello. Ci sono anche dei martelli. Vabbè, questo non mi servirà. Ok, adesso posso andare. Che schifo la luce del giorno. Allora, quale scelgo? Scelgo questo. 3, 2, 1. Chi sei tu? Sono Mercoledì, tua sorella. Mia sorella? Mia sorella si chiama Giada intanto. Vabbè, comunque sono Mercoledì. Comunque vado a svegliare la mamma che mi deve preparare la colazione. E anche tu. Vado. La colazione? Tieni, questo te lo do a te. Mercoledì? Ma oggi è giovedì! Ma Giada, ma sei impazzita? Io non mi chiamo Giada, mi chiamo Mercoledì. E comunque voglio subito la colazione. Scendi, ti aspetto giù. Oh no! Mercoledì non ci voleva proprio! Il risveglio. Che bella giornata che sarà oggi, come tutte le altre! E adesso vado a svegliare il mio fratellino e la mia mamma. Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Hi Barbie! Ok, adesso che ho salutato tutte le mie amiche Barbie posso andare. Ora metterò le mie fantastiche scarpe. Adesso che sono pronta. Hi amicetti! Adesso vado a svegliare la mia mamma e il mio fratellino. Ricky! Ricky! Ciao, ciao Giada, ciao, buongiorno! Hi Ricky, io sono Barbie. Io sono Barbie? Giada vuoi dire? Non Barbie! No, Barbie! Vabbè, non fare lo sciocchino, adesso andiamo giù a fare colazione, ma prima svegliamo la mamma. Barbie? Cosa? Vabbè, questo... Hi! Non ci sta molto con la testa. Vabbè, andiamo. Mamma. Mamma Barbie. No, non voglio. Mami. Non compro niente. Mamma Barbie. Non compro. Mamma Barbie. Mamma Barbie. Mamma Barbie. Dove siamo? Sono a casa. Ok, meno male, sono a casa. Ma tu chi sei? Io sono Barbie. Hi, mamma. Perché tutte a noi? Meno male, almeno è un pochino più carina di Mercoledì Addams. E cosa vuoi? Cosa vuoi? Allora, non fai giù colazione? Colazione? Ok, cosa mangeranno le Barbie? Va bene, andiamo. Andiamo, okay. Ti aspetto giù. Sì, arrivo. La colazione. Ah, che mattinata luminosa. Io pensavo un bel temporale, bello, bello, pioggia. Invece, credo che la mia colazione è già pronta, ma dove sono quei due? Manina, aiutami. Insetti, non mi ascoltano mai. Che buoni. Ma dove sono quei due? Li ho svegliati da mezz'ora. Madre, fratello, vi ho svegliato da mezz'ora, perché non arrivate? Ah, che buona questa bevanda, è avvelenata. Che sonno. Finalmente siete arrivati! Sì!
perché tu stai già mangiando, quindi non hai bisogno di noi, giusto? Anche perché oggi è giovedì, non mercoledì. Hai finito con questa battuta ignorante? Oh my god! Ma che schifo quegli outfit! Dobbiamo subito rimediare. Che senso, scusa? Ma che senso? Scusa, già da mercoledì non vanno bene i nostri outfit, cosa dovremmo fare? Ma io sono fantastico, cioè, ma di cosa stai parlando? Guarda che bello, che splendore! Sì, sei carino. Ora vi trasformo io. 3, 2, 1... Pelato! Mia non è niente male. La colazione. Ah, la tavola è già imbandita. Che bello. E poi sceglierò uno dei due cappelli. Sono tutte e due bellissimi. Vabbè, inizio a fare colazione. Ah, c'è. Allora, nella tazza mi verso questo bel succo di fragola. Ecco qui. Ok, e adesso faccio colazione. Buoni. Mamma Barbie, Ricky Ken, venite! Ok, ci mancava anche Barbie oggi! Ma sì, ma sta scherzando! Non mi sembra, guarda il tavolo! Questa roba! Siete offese, però il vostro look da Barbie e Ken non vanno affatto bene! E ovviamente... 3, 2, 1, magia! Non di nuovo! Che carino! Hobby! È ora degli hobby! Tocca a te, zio Fester! Dai, giochiamo! Ma che cosa devo giocare? Ho paura! Giochiamo con le spade! Tieni! Io ho paura delle spade, non sono capace. Vabbè dai, sono pronto. Dai, aia, ma come si usa questa cosa? Oh, che femminuccia. Muoviamoci qua. Iniziamo. Come si fa, come si fa? Ora sei morto. No. Ho vinto. Oh, ma perché sempre io questi giochi pericolosi? Se questo gioco è pericoloso, figurati il prossimo. Il prossimo gioco sarà quello dell'impiccato. No, no, basta, non ho più voglia di giocare, no. Ok, allora picchierò. Hobby. Ma adesso che dobbiamo fare? Non so, mi fa male il polso. È ora degli hobby. Eh? È ora degli hobby. E quale sarebbe l'hobby? Sono gli hobby. 3, 2, 1, magia! E adesso che dovremmo farci noi con questo unicorno? Adesso ci sdraiamo sopra. Ah, che è un proprio buon hobbit questo. Che buono questo hobbit. Non mi sento a mio agio. C'è un unicorno che mi osserva. Okay. Ciao. Ciao Roberto. Ciao Ken. Hi Ken. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. I'm Ken.
Il disegno. Madre, devi disegnare insieme a me, vieni. Disegnare, vabbè, non mi sembra così male. Meglio questo delle spade. Muoviti, Mortisia, siediti. Arrivo, eccomi. Sì. Ah, che bello, si disegna. Ok, allora tu disegni i tuoi, io disegno i miei, giusto? Oh, faremo dei disegni magnifici. Ok, allora io pensavo di fare una cosa tipo così. Oh sì, che dolce. Così. Io così. Con un bel sorriso. Coloriamo. Ok, abbiamo finito il nostro disegno. 3, 2, 1. Ta-da! Qual è più bello? Guarda, mercoledì. Ma che cos'è? Ma è un ragno tutto insanguinato. È il tuo? Il mio è un orsetto del cuore. Io non disegnerò mai più con te, Mortisia. Ok, guardate. Sentite, amicetti. Voi quale preferivate? Siate sinceri, quello di mamma Naglia o quello di mercoledì Giada? Vabbè, allora io vado di là a preparare il pranzo. Ciao, mercoledì. Ciao. Il disegno. Mamma Barbie, ti va un po' di disegnare? Ma sì, certamente. Disegnavo, ma io come mi senti? Come un po'. Aiuto. Ok, ce la faccio. Oh! Sì, caro amico unicorno. Sì, sì, è che mi sbavava glitter sulla spalla. Quindi cosa disegniamo di bello? Gattini e cuoricini. Ok, di che colore lo faccio? Vediamo. Allora, iniziamo con questo gattino giallo con le orecchiette a punta, con i baffettini che fanno così, un bel nasino e un bel sorrisino. Ok, io ho finito. E amicetti di Barbie, volete vedere i nostri disegni? Facciamo il 3? 3, 2, 1. Ta-da! E io volevo tanto regalarlo alla mia piccola Barbie. E io a te. Oh, ma magnifico, ragazzi! Scrivete quale disegno avete preferito tra quello di Barbie Giada e quello di mamma Nadia Barbie. Quello che è. Bellissimi! Ok, io direi che ora vado a preparare qualcosa da mangiare. Aiuto! Ciao! Bagno in piscina. Quale scelgo? Mamma, mi aiuti? No, quello non mi piace. Neanche quello. Sì, questo è quello giusto. Ciao, scarafaggi, addio. Ma cosa sta facendo? Non lo so. Quelli sono scarafaggi? Sì, poverino. Mi sta annoiando. È ora del bagno in piscina. Vieni, mano, andiamo. Ma questa piscina è trasparente? Che schifo. Per fortuna che è un po' sporca. Ma adesso la sistemo io. Il mio colore preferito, il nero. Ok. Eh?
È già migliorata la situazione, vado a mettermi il costume. Mi sono messa il mio costume nero, ma dove sono quei due? Venite! Ah, ci sono anche i miei amici serpentelli ad aspettarmi. Wow, che bella. Mi hai chiamato? Cosa vuoi? Non stavo cercando solo te, stavo cercando anche quel babbeo di zio Fester. Comunque prendi una di queste e posizionati qua. Ma io non voglio entrare in quell'acqua lurida, mi raccomando. Arrivo, che schifo. Mi devo mettere qua? Sì. Ok, che devo fare? Devi fare la controllora. La contro che? La controllora. Zio Fester, Ricky! Sbrigati! Ah, che bello! Posso fare il bagno? Eh? Fermo qui! La piscina è solo mia e dei miei serpentini. Tu non puoi entrare. Anzi, devi fare il mio controllore. Il tuo contro che? Ma io volevo solo rinfrescarmi. Oh. Oh, che bella l'acqua fresca! Non ci trovare! Ah, io voglio fare il bagno! Attacca, ah, serpente! Via, via, serpente, via! Vabbè, cambiamo gioco. Giochiamo a nascondino. Serpenti, voi potete rimanere in acqua. Va bene, giochiamo a nascondino, sono bravissimo io. Ma io posso andare in casa? Certo che no, non puoi entrare in casa. E comunque questo è nascondino, se ti trovo muori. Bagno in piscina. Il prossimo hobby è pattinare. Ken, vieni a pattinare con me. Pattinare? Sul ghiaccio? Ma siamo in estate. Ah no, non intendeva però io non ho i pattini, mi spiace, non posso. Non ti preoccupare, c'è un monopattino tutto rosa meraviglioso. È solo per te. Va bene, se hai un monopattino. Sì, sì, io sono bravissimo. Certo, dai, andiamo. Siamo pronti, Ken? Tu sei pronto? Sì, prontissimo. 3, 2, 1. Via! Fermare, è pieno di zanzare qua anche. Basta. Va bene, allora mi vado a fare un bel bagnetto in piscina. Va bene, io me ne vado. Ciao. Questa piscina è orribile, non posso fare il bagno qui. Questa è quasi giusta, solo che serve un tocco di rosa. Vado a mettermi in costume e vado a prendere le cose che servono per questa piscina. Pronta, mi sono messa il costume e adesso la mia piscina è pronta. Ma mamma Barbie, Ricky Ken, vi sto aspettando, vi aspetto in piscina. Adesso vi faccio vedere la mia piscina, eccola qua. Ecco. E ovviamente non mi bagno, mi bagno solo i piedi. Credo. Ok. Perfetto, ma quando arrivate venite! Oh, devo dire che essere Barbie poi non è così male! Sì, io sono troppo figo! Che bello, quindi questa volta possiamo entrare nella piscina rosa! La voglio... Sì! Arriviamo! Ah no, di là, di là! Venite, venite! Nella mia piscina piena di palloncini! Che bello! Sì, io voglio proprio... Sì! Ah, che bello! Ma Barbie, l'hai proprio scaldata. Che bello. Oh, che bello però entrare in piscina finalmente. Ma ritiro.
Sai, Mercoledì Adams non ci aveva permesso di entrare. Chi è Mercoledì Adams? Lascia stare, è una storia molto lunga. Che è Mercoledì? Io non mi ricordo. Dai, mi lascio io. Ok, quindi giochiamo a palla? Vai! Sì. Palla! Piano. Palloncini! Ma che ne dite di fare un altro gioco tipo... Sì. Nascondino! Palla! Nascondino, facciamo! Nascondino! Mi hai rovinato tutti gli occhiali! Non facciamo a giocare a nascondino qua dentro? Sì, dai, andiamo! No, qua dentro, io voglio andare di là a giocare. Oh, io non esco di qua! Io non esco, questo è il mio habitat naturale, come una tartaruga! Nascondino! Conto io, però... Se venite trovati, la punizione è questa. Mi raccomando, nascondetevi in un bel posto. Vi ricordo che in casa non è valido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma da che parte mi nascondo? Non lo so, non lo so dove vado. Di qua? Di qua? Ah, beh, andiamo di qua, tanto. Lo scivolo, il tappeto. Ah, mi è venuta un'idea. Ma non vi sembra che io, vestito così di marrone, assomigli molto al tronco della palma? Secondo me sono uguale identico. Adesso vi faccio vedere il mio nascondiglio. Oh no, devo nascondermi. Adesso vado di qua. Mi mimetizzo con la sedia. Mi metto qua dietro. È carino qui? Quasi quasi rimango qui, sì. Non mi vedrà nessuno. Speriamo. Ciao amicetti. Mi raccomando, mettete un like e iscrivetevi al canale, altrimenti Giada mi troverà. Sono pronta. Andiamo a vedere dove sono. Non vedo niente. Ma quel tronco della palma non mi sembra un tronco della palma. Oddio, forse mi ha visto. No, è impossibile, sono troppo mimetizzato bene. Trovato. Ok, uno fatto fuori, troviamo l'altra. Ma dov'è Mortisia? Non mi troverà mai, mai! Ok, ho vinto. Adesso a cosa giochiamo? Amicetti! Mi ha trovata? Ora forse però posso andare in casa! Smettila! Nascondino! Allora conto io e chi vince avrà la collana di fiori. Intanto me la metto io perché nessuno ha ancora vinto, perché devo ancora contare. 1, 2, 3. Allora, io vado di là. No, io vado di qua. Di qua? No, attento. Di là. Io mi nascondo qua. Beh, io sono bravo a stare fermo, quindi sarò una perfetta statua. La statua della fontana. Meglio di no. Allora, facciamo statua vicino alla fontana. Dove mi metto? Oh, sto per finire di contare. Dove mi metto? Là dietro. Qua. Così. Ok, qui non mi troverà mai. Ok, ho finito di contare. Adesso dove vado? Vado di qua. Dove possono essere? Ma quello lì cosa ci fa lì? Ken! Ti ho trovato! Ken! Sono una statua! Statua parlante? Statua! Vado a fare toppa! Stanna per me! Ho vinto, sono il migliore! Ken! Ma qui non vince nessuno, perché vincono tutti! Che cosa? E che gioco è? Scusa, io devo vincere! Sono il più forte! Nel gioco Barbie si fa così, tieni la collana! Ok, grazie, quindi ho vinto io alla fine. Ciao. Ridammi la collana, che adesso devo andarla a dare a Barbie mamma. Ah? Mamma Barbie. E quindi chi vince? Io o lei? Devo vincere io. Tutte e due. Vado a cercarla. Vabbè, tanto ho vinto io. Scrivete nei commenti se siete d'accordo.
Andiamo a cercare mamma Barbie. Di qua. Dove può essere? Vediamo dietro questo unicorno. Sono ingonfiabile. Barbie, no. Barbie, mamma. No, sono ingonfiabile, guarda. Ti ho trovata, vieni. Ah, ma ho vinto? Sì, ma tutte e due avete vinto. Ma che bello, ma si vince sempre in questo gioco. Allora, mi piace un sacco questo gioco. Ok. Dai, vieni che andiamo a fare qualcos'altro. Yeah. Comunque non è malaccio essere una Barbie. Balliamo la nostra canzone. Ah, meno male che non l'avete da un po', eh. Ah! Fester! Cosa c'è? Alzati subito. Mercoledì. Ma chi è zio Frester poi? Vabbè. Vieni, dobbiamo ballare una canzone. Va bene, dai, ti insegno il latino americano. No! Eh? Quanto sono bravo? Non era questa canzone che dobbiamo fare, la canzone più bella del momento. Ah, la conosco, sì, io. Sì, ma stai calmo. Sì, ma stai calmo. E chi l'ha mai sentita? Taci, e ora accendiamo la musica. Mortizia, la musica! Cassa? Ok, la faccio partire subito, siete pronti? 3, 2, 1... Questa è la canzone più bella dell'estate. Sì, è bellissima! Non mi toccare, comunque non mi piacciono più questi sorrisi. Finiamo la giornata come voglio io. Venite, venite! Ho paura, ho paura! Balliamo la nostra canzone! Dai, dai, venite, venite, venite! Dove? Perché? Cosa? Adesso metteremo la canzone più bella dell'estate! Siete pronti per il gioco finale? Ok, l'ultimo gioco è finito. Ora credo che potremo anche salutare i nostri amicetti, che dite? Yes! E quindi, amicetti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate un bel like! E speriamo di avervi fatto divertire! Yes. Ma voi l'avete ascoltata la canzone più bella dell'estate? Sì! Sì, ma stai calmo! Sì, ma state calme! I'm Ken, I'm the most beautiful man in this world!